di famiglia approda in teatro, quel settore del diritto privato che disciplina i rapporti familiari e di cui solitamente si parla nei convegni di avvocati, può essere spiegato ad un pubblico diverso, alla gente comune, come è accaduto recentemente al Teatro Paesiello di Lecce, in una serata dedicata ai temi della famiglia e della coppia. Tra incursioni teatrali e musicali, l'avvocato Alessandra Cagnazzo ha parlato delle novità che disciplinano i rapporti tra moglie e marito, tra partner e tra genitori e figli. Avvocato, lei ad aprile ha portato il diritto di famiglia in teatro. Ecco, sì. Ci può spiegare in che senso e di cosa avete parlato? Sì, intanto l'idea di portare il diritto di famiglia in teatro è nata da una mia esigenza, di parlare con la gente, di dare delle informazioni corrette, anche quando anche non ne avessero avuto bisogno, nel senso che spesso le famiglie si rivolgono a me nel momento della crisi, no? E invece ritengo che la fase informativa precedente alla crisi, quando la famiglia funziona, quando la famiglia è ancora unita, è fondamentale. Quindi ho ideato questa formula di spettacolo, fra virgolette, che non è uno spettacolo in senso stretto, è una serata strutturata sulla base di un dibattito. Un dibattito che affronta il tema della coppia dal punto di vista soprattutto centrata nel momento dell'obbligo di fedeltà, che è uno degli obblighi cui i partner sono tenuti, i coniugi sono tenuti. La serata, a cui ne seguiranno presto delle altre, è stata organizzata da Officina Famiglie insieme all'Associazione Europea Mediatori Familiari e la compagnia Temenos Recinti Teatrali. L'avvocato Alessandra Cagnazzo, presidente di Officina Famiglie, autrice del testo, ha portato in scena un talk interattivo in cui diritto di famiglia e psicologia si sono confrontati sul palcoscenico del Paesiello intorno al tema donne, amori e infedeltà. Il tradimento può essere anche un dedicarsi più a qualcun altro, anche affettivamente, un venir meno alla dedizione nei confronti del proprio partner, quindi un non saper fare un sacrificio nei confronti di quest'ultimo. Si parla addirittura di lealtà, cioè la Cassazione ha detto non parliamo più di fedeltà, parliamo di lealtà, che è un concetto molto più ampio, di obbligo di lealtà, che significa anche capacità di dedizione nei confronti dell'altro, capacità di rinuncia anche a propri interessi che non rientrino nel progetto comune di vita, perché matrimonio vuol dire anche condividere un obiettivo e per condividere quell'obiettivo, ovviamente con qualcun altro, devi rinunciare a qualcosa.